Vi avviso già che se sentite casino è perché i cani sono a piede libero in casa. La gabbia è stata distrutta, completamente dilaniata del tutto. Cosa c'ho qua tra i baffi? Peli. Altri baffi, incredibile. La faccia, ecco cosa c'ho tra i baffi. Quindi vi dicevo, la gabbia è stata dilaniata completamente del tutto, quindi ci sono pezzi di plastica e acciaio un po' qua e un po' là, ma non abbiate paura. Se sentite casino è perché i cani giocando probabilmente con le loro zampette molto delicate, che sorreggono i loro corpi di, solo 40, di soli 40 kg, eccoci, inciampano sopra e fanno macello. Ma non abbiate paura, mi si sente? Si sma, 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 pronto, pronto, smash. Mi si sente? Mi sentite o no? Oh figa, sì, mi sentite, sì, lo vedo che mi sentite, lo vedo, sento che mi vedete, lo vedo che mi sentite. Certo Dino, perfetto, perfetto. Allora, dunque, bestiacce, stasera, incredibile, ma vero, finalmente, così, con le braccia a caraffa, va che bello. Cioè, sembra un'altra persona in questo momento, però vabbè. Dicevo, oggi giochiamo, ragazzi, un gioco che stavamo aspettando da un bel po', dal tempo del suo annuncio, pensate, Ad Infinitum. Interpretiamo i panni di un soldato tedesco all'interno di quelle che sono le trincee della Prima Guerra Mondiale, nel mentre che sfavilla con l'immaginazione e vede creature di ogni sorta che lo bersagliano, che lo perseguitano. Noi dobbiamo sopravvivere, non so se imbracciando un fucile o imbracciando un crocifisso, non ne ho idea. Fatto sta che è un gioco che volevo giocare da un bel po', ma che purtroppo, ecco, il caratteristico sciacquone preserata, ma che purtroppo appunto non sapevamo l'uscita, l'hanno rimandato mille volte, poi è uscito a caso, senza che nessuno ci dicesse un cazzo, soprattutto Steam. Soprattutto Steam, ma se io ti metto nell'elenco dei giochi, nella lista desideri dei giochi, quando esce il gioco, ma inviami una cazzo di notifica, dimmelo che il gioco è uscito, se no che ne so. Quindi io e Andrea non lo sapevamo, è uscito il 13, e noi pensavamo uscisse il 29 o il 27, è invece è uscito il 13, quindi eccoci, in ritardo di una settimana, oggi giochiamo Ad Infinitum, probabilmente l'avranno già giocato tutti, ma non importa perché nessuno lo gioca come noi, incredibile, incredibile, vi ispira, sapete che cazzo è Ad Infinitum, volete vedere prima il trailer, non ve ne frega un cazzo, volete buttarvi direttamente nel vivo, rispondete a una di queste 7 domande per favore, in ordine ovviamente, io già mi sono dimenticato la prima, sì, ottima domanda, trailer, in game, è dannatamente vero. Cosa? Vai, vai dove? Dove vado? Rispondi. Bella Tonix. Eh? Sì, sì e sì, forse e sì. Forse, ma forse cosa? E non mi ricordo più le domande, ragazzi. Me le potete ripetere? Vabbè, comunque, sappiate che ci hanno shadow bannato su TikTok. Ah, quindi voi di TikTok venite su Instagram, io continuo a ripeterlo, perché ogni tanto vi perdete dei video sicuramente, dal momento in cui un video sì o un video no, per motivi a noi sconosciuti, viene ucciso dall'algoritmo. Non so se si possa definire effettivamente shadow ban, però effettivamente, ragazzi, io ho postato un video stamattina e questo video ha malapena 20.000 visualizzazioni, che su TikTok un canale a 250.000 persone è un po' strano, è un po' strano, quindi probabilmente molti di voi non l'hanno visto, era il clipino, è un clipino del cazzo che ho fatto, comunque in generale non è per il clipino in sé, è se voi siete su TikTok venite su Instagram, che poi lì facciamo i sondaggi eccetera, se voi siete di Instagram andate su TikTok, perché? Così, a caso, in realtà voi di Instagram potete rimanere su Instagram, però mi piace la promiscuità, quindi mischiatevi, unitevi. Abbiamo visto mezz'oretta del film Elements della Pixar e io sto male che un film così fatto bene e così bello visivamente faccia così schifo. Però poi magari ne parleremo quando l'avrò completato, avrò completato tutta quanto la pellicola, il film. Ah, The Creeper, grazie mille, bestia, c'è tutto Valhalla. Oggi funzionano le notifiche, che meraviglia. Quindi oggi vi sento. Perciò se vi abbonate stavolta mi sento. Boh, bene, bene. Dove si toglie il follow? Mi hai fatto un po' male, dovrebbe esserci un tasto da qualche parte. Ma era una domanda o era una... non lo so. Dino, mio zio ti conosce da quando hai fatto il canale. Wow. Tuo zio mi conosce da quando ho fatto il canale? E io conosco tuo zio a sto punto. Ma chi è? Ci penso io, Asp. Vai, vai, tranquillo. Io mi disiscrivo. Andrea, muoviti però. Come si regalano 500 abbonamenti? Non lo so, ragazzi, ma fate i bravi, fate i bori, non impazzite. Non sono i vostri soldi che vogliamo. Noi vogliamo direttamente la vostra anima. Ve l'abbiamo già detto più e più volte. C'è scritto una piccola clausola in basso a destra. Una volta accettata l'iscrizione al canale. Lo sapete, lo sapete. Stiamo raccogliendo un esercito per il grande Odino.
Ti fa spaventare? Stai attento? E beh, l'idea è quella, è un horror night, quindi stasera ci si caca sotto. Vabbè, adesso vi saluto, ma anzi, prima però TGdino, come al solito, notizie provenienti da tutto il mondo del gaming, in realtà soltanto da un sito, IGN, l'unico propizio, IGN America, tra l'altro. Quindi, parlando di americani, non si può altro che parlare di Xbox. Incredibile, anche oggi ritorna protagonista, dove si scopre che, guardate un po'... No, ho chiuso la notizia, merda. Vabbè, la Xbox Series S teoricamente è più popolare di quello che potresti immaginare. Questa frase non so che cosa cazzo voglia dire, fatto sta che l'Xbox Series S ha venduto di più rispetto all'Xbox Serie X. E questo, signori miei, è eccellente dal mio punto di vista. Una console, definiamola di mezzo, ma comunque estremamente performante e potente. Io ero tentato di acquistarne una, poi per fortuna qualcuno mi ha passato dei sali sotto il naso e mi sono svegliato dal mio torpore dopo essermi reso conto di essere scivolato su una buccia di banana ed essere finito dentro una cella, un rettilario con dentro dei cobra indiani. Sono uscito vivo, ma ovviamente non sano di mente, infatti stavo pensando di comprare un Xbox Series X, ma per fortuna non è successo, quindi a posto. E è cosa? Cosa c'è? Che ho detto? Vabbè, comunque, è una delle console più vendute Microsoft, incredibile. Però c'era un'altra notizia che avevo visto, non so dove, adesso ragazzi, perdonatemi, quest'anno l'Xbox, o meglio la Microsoft, la divisione gaming, ha venduto di più, in realtà ha incassato di più, quindi attraverso Game Pass e vendita di console, rispetto alla PlayStation, di circa 500.000 dollari, stiamo parlando di miliardi di dollari, 500.000 dollari in più rispetto alla Sony, però Nintendo li ha strabattuti tutti. Addirittura il doppio, tipo ha incassato 2 miliardi di utili, una roba del... cioè fuori di testa, una cosa... Immaginate 2 miliardi di dollari, ragazzi. Che cosa ci fai con 2 miliardi... Che cosa ci fai con 2 miliardi di dollari? Esatto, li reinvesti in criptovalute. Poi, notizia incredibile, sempre parlando di grosse cifre, dopo 600 milioni di dollari... Star Citizen arriva all'appunto 3, diciamo all'aggiornamento 3.20 dell'alfa, cioè non vuole uscire, sto gioco non vuole essere completo. Chi di voi ha giocato a Star Citizen? Tra l'altro Star Citizen è uno dei giochi al quale si è ispirato Starfield, ma vabbè. Chi di voi l'ha giocato e perché non è bello? Rispondimi. Non lo so, ragazzi, forse perché è un gioco sullo spazio, i giochi sullo spazio sono noiosi. Cioè, è proprio un filo che connette tutti quanti i giochi spaziali. Sono una rottura di coglioni. E questo è oggettivo, non è il mio gusto personale. No, adesso voglio offendere qualcuno. Ti piace lo spazio? Vergognati. È noioso. A posto, l'ho detto. Scopriamo poi, come abbiamo scoperto in realtà l'altra volta, che in Spider-Man ci sono i danni da caduta. Diversamente dal primo capitolo, la grande innovazione tra il primo e il secondo capitolo è che se cadi ti sbucci il ginocchio o ti percuoti il culo, il coccige si incrina se cadi da un palazzo di 200 piani. Vabbè, in realtà abbiamo visto anche un video ieri che spiegava qualche meccanica in più. Più che altro lo si compra per la trama e per il gameplay e con la speranza che Miles Morales muoia. Detto ciò, Ubisoft dopo essersi beccata la merda da parte mia l'altro giorno, incredibile. Oggi è un periodo, ragazzi, che ce l'ho con tutti, sappiatelo, Ubisoft in particolare, così perché mi va. Dopo essersi beccata la merda da parte mia per l'annuncio di Assassin's Creed Mirage, o comunque il reveal gameplay di Assassin's Creed Mirage, che è un miraggio, quel gioco è veramente mediocre anch'esso, veniamo a conoscenza del fatto che stanno lavorando due nuove IP. Ora, secondo voi, che cosa può cicciare fuori la Ubisoft? Due nuove IP, ragazzi, qualcosa di mai visto. Esatto. Tom Clancy's The Division 3. Bene! Un altro, The Division 3. The Division, ragazzi, è stato il primo gioco della Ubisoft che mi ha fatto, nella mia testa, si è formulata una frase, più un suono che una frase. Faceva più o meno così. Perché, devo essere sincero, io detesto fortemente The Division. È stato per me qualcosa che ho odiato e qualcosa che non capisco come sia possibile. È uscito dalla mente di sti... Allora, tu mi devi spiegare, mi fai un trailer, ok? Mi fai un trailer che sembrava essere quello di un gioco post-apocalittico coi controcoglioni, survival coi controcoglioni. Poi cosa cazzo è? Tre cretini con tre armi in missioni tutte quante uguali, in un mondo open world che open world non è,
dove, cazzo, sto descrivendo Starfield, dove in sostanza devi sparare e basta, a tre NPC che ho cliccato, e questi tra l'altro salgono di livello insieme a te, quindi tu non senti l'aumento delle tue caratteristiche, perché se tu sali a livello 5 poi entri in una stanza e il nemico di prima è di livello 5. Cosa serve? Cosa serve? Niente. E così il gioco è sempre difficile. Tua madre doveva essere difficile quella sera, invece ha aperto le gambe. State zitti. No, non funziona così. Io devo sentire l'avanzamento di livello, se no che cazzo di senso ha che io avanzi di livello, o no? O no? Grazie l'Ardex Fux, grazie mille bestiacce. Detto ciò, poi una notizia invece molto triste. Guillermo del Toro e David Goyer stanno lavorando a un film di Star Wars che è stato cancellato. Guardate che bello che è del Guillermo del Toro, guardate che bello. Sembra un bruco che esce dal suo cocoon, dal suo... Come si chiamano? Come si dice in italiano? Il bruco che esce dal suo bozzolo. Non mi veniva. Ragazzi, perdonatemi, sapete, sono madrelingua inglese, quindi l'italiano ancora non riesco a... come si dice? Ecco, visto? Dal suo bozzolo, sì. Ma che bello che è proprio bello. Non so, ha quella faccia strana, sembra un brufolo che stai per spremere, che viene fuori così. Allora, detto ciò, vi saluto e iniziamo a giocare. Mi sono già rotto la gola facendo quella gag di prima di merda. Quindi, chi c'è? Nikba, Gaetano, Nero Brace, Giorgia, Michu Tuning, Lala Giù, esatto, Lardex, ecco lui, Lardex, scusami, Lander, perdone, Gark, Horizon, The Purled, Bozzolo, grazie, The Purled. Come si pronuncia il tuo nome? Non l'ho mai capito. Pansi, Dei Fushawa, Best Yako, Fendinger, Sergente Sergio, Koldama, poi chi altro, Moody, Mezz'uomo, Bestiaco di nuovo, ancora lì, Sailesia, doppia M, Davidiop, Wasgear, ragazzi però mi sta venendo un ictus, ma i nomi, semplificateli, Giufo, Cop Gamer, bello, Winkfox, Nami, Bobby, Bebs, Isabello, Aimi, Stregatta, Vitto, Alloggio, Onegae, Martin, Mary per sempre. Ultimo ma non ultimo, qualcuno di nuovo, dai. Hydra 44645, che è anche il codice del bancomat di Hitler, così, a caso. Bestiacce, allora, ci siamo. Io direi di partire, che dite? Ma cosa scrivete su Telegram? Fatemi uscire da Telegram voi. Ah, voi sub avete Telegram, però adesso lo chiudo. Proprio chiudo Telegram, l'istituzione, proprio il simbolo, la chat globale, non la nostra chat, chiudo tutta la chat, perché adesso ho bisogno di attenzione. Partiamo con Ad Infinitum, ragazzi, il gioco che stavo aspettando da un po', via. Scusate, stava caricando. Grazie mille, Iusi. Grazie anche Afroditecri. Wow, grazie anche Caddy Red. Grazie anche a chi altro? Ah, grazie Mattia Bestiaccia, grazie mille, grazie per i 100 Bebs, grazie. Valhalla. Ma il gioco parte o no? No, che succede? No, si è sminchiato tutto qua. Allora, in questo preciso istante io non sto leggendo cosa state scrivendo, perdonatemi, come al solito si è sminchiato OBS, non so neanche se sono in live. Fatemi vedere, porca puttana, sì, siamo in live. Allora, vediamo di sistemare un po' sta roba. Impostazione. Niente, deve fare sta puttanata qui. Va bene, allora facciamo video. Ma perché in 1080? Oh, mettimela in 4K e che cazzo. Bella la musica. Sì, salva le modifiche. Guarda che bella ambientazione, Come al solito, si capisce che è un gioco horror dal menu, perché a una certa partirà un pianoforte. No, è un organo. Un argano. Ma che è Interstellar? Bellissima, la musica è bellissima. Ma che meraviglia! Però la abbasso un pelo perché è un po' altino. Passiamola a 69, le Mao. Oh, non è cambiato un cazzo. 1945, tempo di guerra. Nuova partita. Prologo. Ah, ok, parte proprio alla Tarantino. Inciampi in una trincea e sei senza munizioni. Che cosa fai? Nuovo documentario di Bear Grylls, come va a finire?
Si mangerà i ratti morti che trova per... You have done it once. Now you need to do it again. Se sono troppo piccoli i sottotitoli, ditemelo ragazzi che li ingrandisco un po', eh. Non ho abbastanza rughe sulle mani. Guardati in giro. Mica che graficozzo. Che graficozzo. Bello bello. Bene, mi piace. Abbiamo codice Morse. Per interagire premi... Per mesi hai maledetto le ore passate a fissare quelle tabelle. Ora vorresti stare qui per sempre. Insomma. Madonna, come sono lungo. Gli uccelli. Disegno uccelli. Colombe. Simbolo di pace in tempi di guerra. Già mi piace perché, ragazzi, riprende un po' quello che è l'orrore della guerra. Vedete com'è già quest'uomo è rinsecchito perché non c'era cibo. Non c'era proprio cibo. Ma come è fatto bene? Porca puttana! Ma che è sta roba? Che cazzo, mi attacca gli insetti. Ma come è fatto bene, ragazzi? Ma che bello! Attenzione. S-O... Muori, c'è scritto. Cosa c'è? Mo? È il nome di un bunker, te lo dico io. Morgenkaunen. Respiro affannoso. Ok, quindi il prologo parte così. Posso alzarmi? Diario. Il tuo diario non lo perdi mai di vista. E dove me lo tengo? In tasca? Ho uno zaino, lo metto direttamente nei pantaloni. Prendi. Belle anche le animazioni. Wasd. Muoviamoci. Ma c'è rinchiusi qua dentro. Madonna, che vibra... Che sensazione la Call of Duty. Sembra il primo code. Voglio che tu prenda d'assalto le trincee francesi. Speri di sbagliarti, ma sembra una condanna a morte. E beh, direi... Allora, quindi sì, confermato, siamo i tedeschi. Sembra che qualcuno abbia riparato qualcosa. Un peccato che tu non ci capisca niente di queste cose tecniche. Ma scusami, cioè, mi ha messo a battere con il codice Morse, a fare la radio e non conosco le robe tecniche? Bene. Vado, proseguo. Alle armi. Ci ha mandato in avanscoperta tutta la compagnia. Ottimo. Come on, get ready! Un fucile, toh, aspetta. Mia. È un bel fucile, è un bel fucile. Sì. Magari se non me lo infilo nell'occhio. Fucile. Modello 98 carico senza sicura. Senza sicura? Siamo sicuri? Premi per equipaggiare e disequipaggiare il fucile con R, ok. Spara con il fucile. Mira. Leggero, vabbè, non è che tecnicamente qua siamo un po' indietro, però un po' lentina la mira. Ma sti cazzi. Anche qua il fucile, tipo... Ah, non ho le gambe? Buono, vedi, mi porto già avanti. Anziché perderle saltando su una mina, non le ho direttamente, così facciamo prima. Ti serve il tuo fucile, sbrigati, ce l'ho in mano, ce l'ho in mano. Non sono pronto per la guerra, Johnny. Qua posso andare? È chiuso. Fuck. Arriva mondo. Guarda, la risolvo io questo. Lo risolvo io questo conflitto. First platoon awaiting orders, sir. Ma che cazzo? Per il fronte. Secondo plotone in attesa. Non sto capendo se siamo inglesi o... Spazi angusti. Ci passo. Come spoiler, i tedeschi perdono. No, e adesso? Ma il suono... Ragazzi, scusatemi, fatemi abbassare il volume che è altissimo, perdonatemi. Allora, facciamo un volume principale. Tiriamolo giù a 70, effetti audio così, voce va bene. E... Sì. Anzi, un pelo di più, va. Facciamo così, va. Meglio. Sì. No, no, salva! No! No! Oh, figa! Così. Così. Applica modifiche. Yes. Indietro. Continua. Com'è? Un po' meglio. Meglio. Attenzione, stanno bucando lo scolapasta.
dove devo andare? Che c'è scritto? È proprio le, come la guerra vera. Capfront sarà di qua. Aspetta, ti sparo io. Ho fatto bene? Non lo so, ma chi è? Sono i nostri o sono... Da sinistra? Come ricarico l'arma? Per il tasto R per tirarla fuori. Ma basso con CTRL. Allora, vabbè, è un tutorial per adesso. Soldato, hai Dio. Guardali. Agili, scattanti, magri. Secondo plotone avanti, uscite fuori. Uscite i fucili. Che è sto suono? Che disgusto. Le scale? Dove? Vado. Muore. Chi? Ma che casino. Non sto capendo un ok, non devo scivolare sul fango, ragazzi, basta poco. La guerra. Vado. Piano. Che luce. Ok. Un salmone, ci siamo. Risalgo la corrente. Shutterlo. Cazzo, ma sono eccesso. Sono sprecato come per la prima linea, ragazzi. Scheißen. È esplosa la terra davanti ai miei occhi. Bonini. Vado, nuota cagnolino, ci sono. Carica, andiamo. Ma è tutto così il gioco? Lo adoro. Arg A, granata, piange, bellissimi. I sottotitoli sono arte. Sono solo? Ok. L'orrore della guerra pare essere finito. Un conflitto veloce. Vabbè, ragazzi, che t'aspetti, voglio dire. Eravamo dei coglioni in mezzo al campo, da soli. Un bersaglio facile. Non ho più una mano. Te l'ho detto. Ci siamo portati avanti coi piedi, a sto punto mancavano solo le mani. Il filo spinate. In tedesco si dice chasse. Quindi? Cos'è? Chi è? Ma mi è scoppiata la mascella anche. Alla Madonna. Cioè, guarda già il logo del gioco, quanto è figo. Cioè, bellissimo. Capitolo 1, disperazione. La conosco. Bellissimo. Mi piace, eh? Sì, i disegni sono spettacolari. Bisogna vedere un po' poi se tiene il ritmo. Premi un tasto qualsiasi per continuare. E andiamo. Questa follia deve finire, mi hai sentito? No, magari se me lo dici quando sono sveglio, non quando sto dormendo. Rivoglio mio figlio, tu e il tuo maledetto ordine nobiliare me lo avete portato via? Siamo tornati a casa? Mi avete portato via tutto. Sì, mi sa che siamo tornati a casa. Nonsense. Nostro figlio è tornato, lo sai bene. Evidentemente una parte di noi è ancora lì, tra il fango, tra le macerie, nel fieno spinato. Porco cane. Vedete, striscio ormai, quindi ci è rimasto solo un braccio. Andiamo con quello. Beh, il culo di tornare a casa e scoprire di essere benestanti, buono. Ma ho cagato sul pavimento, è più grave del previsto. Ho uno stress post-traumatico da... Allora, intanto accendiamo la luce. Ti serve il fuoco per accenderla? Ma che è sto archibugio? Non è una lampada. Cartolina 3 maggio. Caro Paolo, ci siamo. Ecco una copia dell'alfabeto in codice Morse che ho fatto per te. Probabilmente lo conosci dai tempi della scuola. È una vera e propria lingua, che ora parlo correttamente. Per fortuna il mio rifugio telegrafico si trova in un luogo sicuro, cosa che mi ha già salvato la vita due volte. Presto sarò di nuovo in licenza. Ti vedrò questa volta? O ci sarà di nuovo solo la mamma? Per favore, prenditi cura di lei, tuo fratello.
Yoch brada. Allora, per immedesimarmi, forse parlerò con accento tedesco. Ah, scacchiglia. Non sono in grado, ragazzi. Soldatino di stagno. Gli uomini del soldatino di stagno dipendono tutti dai suoi comandi. Dico, che bello che è! Io ce li avevo. Li scioglievo anche. Give your brother his dagger. Il pugnale è più pesante di quello che sembri. I'm sorry, Paul. I... Mi ricorda now molto... You dirty little thief. You're no son of mine. Tu non sei mio figlio? Ah, buono. Mi ricorda molto il coltello con la quale i bastardi senza gloria incidevano le svastiche sulla testa dei nazisti. Però mi ricorda anche il gioco, sinceramente, mi ricorda tanto Amnesia. Un regalo del grande generale. Bene. Vedete, sì, perché c'ha... è la stessa roba, vedi? Devo muovere le porte, sì. È lo stesso gameplay. Ma che meraviglia di archi, ma che... ma che mano d'opera incredibile, solo in Europa. Ma guarda qua che roba, ma wow, ma complimenti. Quanto devo leggere? Quanto tempo devo perdere? Medicina, mi sento peggio ogni giorno che passa. Ti prego, madre della misericordia, aiutami. Non posso sopportare un'altra iniezione. Suo padre, la sua società, il suo veleno, dice che sono pazza. Dice che il cuculo è mio figlio. Eh? Ma io so quel che so. Mi hanno portato via tutto. I miei figli, la mia lingua, persino il mio nome. Ho gettato la mia Bibbia nel fuoco e ho distrutto le tue statue. Non potranno mai portarti via di me. Madre della misericordia e la madre dei dolori. Al cinema. Buono. Del tutto uscita di testa. La signora... io non so dove devo andare. Spingiamoci. Andiamo di qua. Qui è chiuso. E te pare. La porta della stanza è chiusa da chiave, ma... sei certo di aver visto qualcosa? Non può essere lui, o sì? Ma siamo da soli qua dentro? Non succede niente. Un ascensore che porta in soffitta, deve essere nuovo. Ti domandi cosa ci sia lassù. La soffitta, la butto lì, eh. Allora, torniamo indietro prima che qualcosa ci aggrappi, ci prenda alle spalle. Pignone. Un pignone pesante, puzza di grasso. È esattamente così che mi descrivevano alle elementari, un pignone pesante che puzza di grasso. Va bene, lo prendo. Lettera ascensore. Gentilissimo direttore generale von Schmidt, i lavori verranno terminati entro la fine della settimana, debitamente fatturati all'azienda. Grubert, vice direttore. Fabbriche di vernici Karl, von Schmidt & Co., Berlino. Va bene. Ci fa fattura. È un paese serio. Allora, c'è già la stamina, noto con piacere. Non so dove cazzo devo andare, figa, ma proprio in un castello dovevo abitare. Ma che sono solo qua dentro? E sono anche un campione di tip-tap, sentite. No. Se schiaccio R non esce il fucile. Eh? Ehi là? C'ho paura. C'ho i postumi di una guerra, per favore. Niente scherzi. Boh, ho solo perso tempo. Torniamo indietro. Non correte nei corridoi, dicevano. Ti farò vedere io. E quindi mi mandarono prima in accademia, poi in guerra. Ragazzi, è tutto un circolo. Mormora tra sé e sé. Chi? Che è? Che cosa? Mi dovevo spaventare? Chi è? Ma che cazzo? Che stanno rinnovando le stanze? Spesso la mamma si chiudeva nella sala musica per ore e ore, ma non oggi, non lo permetterei. Sento della musica. Ok, quindi si è accesa lì ad ascoltare. Si è seduta lì per ascoltare un buon giradischi. Afghan Fruren. Ovviamente sempre non funzionante, ma che meraviglia, che stile, che classe. Altri tempi proprio, un altro. Wow! Una babushka. Dipinto, grazie. Metter dolorosa. Che strano dipinto, non l'ho mai vista così. Ma chi? L'ho preso?
Un ladro. Che c'è scritto qua? Spartito musicale dell'Orchestrion. Una marcia scritta in onore del nostro grande generale, Lothar von Schmidt. Che bel nome, Lothar. Prendi. Ci servirà sicuramente nella sala musica. Carissima mamma, quando sento tonare i cannoni non riesco più a essere arrabbiato con papà. Invece mi preoccupo per tutti voi. Hai avuto notizie di Paul? Non ho risposto ad alcune delle mie lettere. Johannes. Mica, ma dei nomi proprio semplici che ti rimangono in mente. Nel cassetto non vi è una raffa qua, un cazzo di... niente ragazzi, siamo ricchi ma poveri. Del brand invecchiatissimo. Sorellina, come stai? Siamo andati a Berlino a trovarti, ma la cameriera ci ha cacciati. C'era un vecchio che gridava in tedesco, ma non riuscivo a capire cosa stesse dicendo. Ora abbiamo sbagliato indirizzo? Perché non scrivi più? Ma allora noi siamo francesi. Non sto capendo un cazzo. Hai ricevuto l'uccellino, ricordo che Ricordo che cantavamo nella piazza della chiesa e stavamo a guardare a bocca aperta i piccoli uccellini dorati nella vetrina di fianco al caffè di mamma e papà. Se la situazione è diventata insopportabile, torna a casa, te ne prego. Come stanno i bambini? Scrivimi presto. Senti Belbin, 3 maggio 1908, Julie. E prendiamo su, ciappiamo anche questo. Va bene. Siamo ricchi dentro, sì. Mi sta già piacendo un botto comunque, eh. Non sto capendo un cazzo. Mi sta già piacendo un botto. Sale, io. Dearest mother, sono felice che almeno tu sia sopravvissuta al freddo, anche se ora ormai il cibo a casa scarseggia. Sarebbe meglio se ci arrendessimo. Ma sono sicuro che papà non vuole sentire questi discorsi. Probabilmente pensa che la guerra gli porterà gloria e onore, proprio come il nonno. Ah, probabilmente siamo dei tedeschi in Francia e la nostra era la servitù francese. Quella che abbiamo letto di prima era la lettera di qualche nostra... Insomma, donna di servizio, ecco. La gloria e l'onore sono morti nel primo inverno di questa guerra. Oh, come volevamo andare in guerra. Quanti siamo stati soli. Tuttavia, scriverò a papà. Sono preoccupato per Paul. Johannes. Anche se Johannes è un nome un po' francese. Lettera di Frau Bregel. Gentile Frau von Schmidt. Le ho portato delle patate. Va bene così, basta. Non procediamo oltre. Troppo da leggere. Alla certa mi cago anche il cazzo, perdonatemi. Bella la storia, ma... Signora? Servizio in camera, signora? No. Ma mi c'è da perdersi, ragazzi. Cos'è? Ti serve un fiammifero. Lettera sull'Orchestrarium. Spero, gentile general, che questo Orchestrarium, insieme alla marcia che le abbiamo inviato, portino un pezzo di campo di battaglia in casa sua. Va bene, grazie. Affinché lei e la sua famiglia possiate sempre ricordare le vostre innumerevoli vittorie e quelle dei nostri avi tedeschi. L'Orchestrarium è la mitragliatrice del mondo musicale. Risolverà tutti i suoi problemi in un solo colpo. Suo fratello dell'Ordine dell'Aquila Rossa. Va bene. Allora, dovrei aver trovato uno spartito. Ma è tutto chiuso. Ti apro a testate. Se non trovo qualcosa di aperto nel giro di 5 minuti, mi faccio... Che è stato? Ho sentito dei passi. Veramente, se non trovo qualcosa di aperto, ragazzi, mi faccio strada ad Ariete tra le cose. Gentile direttore, sembra che qualcuno sia divertito a giocare con il suo Orchestrarium. Pare che una serie di pezzi siano stati deliberatamente rimossi. Fanculo. Ho trovato il cilindro e l'ho installato. Ma del pignone mancante non vi è traccia. Allo stesso modo, lo spartito musicale di cui mi ha parlato non si riesce a trovare da nessuna parte. Li ho trovati entrambi. Ho rimesso la chiave nel cassettone dell'ingresso. Ora procederemo con l'installazione dell'ascensore. Distinti saluti, Klaus Wolters. Ok, il dottor Schulz ci ha detto che abbiamo la chiave. Perdonatemi tantissimo, chiedo veramente umilmente perdono, scusatemi. Oh, i fiammiferi. Ci ha preso. Immagino che funzioni come amnesia. Esatto. Ma la luce... terrà accesa, stabile la nostra sanità mentale? Ha detto che dovrebbe esserci una chiave dove? Figa ragazzi, ma è enorme sto posto di merda, perdonatemi! Permesso. E se ogni volta che apro una porta c'è uno spazio più grande? Sto diventando agorafobico. Qua? Ok. Allora, dobbiamo andare alla sala di musica. Ma ci serve una chiave.
Che spavento. Ci serve una chiave per... Ha detto al salone d'ingresso? All'ingresso di un cassetto. Quello di prima sembrava il salone d'ingresso. Proviamo a vedere di là. Direi che è il salone d'ingresso questo. C'è stato un funerale? Dimmi che siamo morti noi. E siamo uno spirito della casa. Basta. Ho bruciato il gioco nei primi 5 minuti. Ragazzi. Candela rossa. Ma che meraviglia. E non volevo. Però se ci fosse anche un buffet, magari... Vabbè, io le prendo su, ragazzi. Potrebbero servirci. Una foto di te e di tuo fratello. Il tuo sguardo è attratto dal necrologio che lo accompagna. Ma di noi? Avete combattuto e vi hanno lasciato morire. Ma scusa. Ma che sta succedendo? Con il più profondo rammarico comunichiamo che i figli del nostro direttore generale e nipoti del grande generale Lothar von Schmidt, Paul von Schmidt e Johannes von Schmidt hanno trovato la loro eroica morte sul fronte occidentale. Possano riposare in pace. Berlino, 12 ottobre 1917. Fabbriche di vernici. Cazzo, il mercato della vernice fa guadagnare, ragazzi. Ma che roba. Ho proprio sbagliato epoca, figa. Volevo vivere in posti così. Fiammiferi, miei. Ma abbiamo un inventario? Sì, pignone, spartito musicale, sale, fiammiferi, candela rossa. Vabbè, quotidiano con l'elenco delle vittime è meglio non leggerli. Perché? Perché vivere nella menzogna e nel rammarico. Ma dove sei? Non ne ho idea. Ma più che altro noi... Cocane. Now you're wet too. Stop splashing. Mamma, he got water on me and now I'm all wet. Come and sit on the bank with me. There you go. Now, put your feet in the water. Che sta succedendo? Nice and warm, isn't it? Warm and wet. Calda e bagnata. L'abbiamo capito. Look, il doppio senso, però. Sailboats. They're so fast. I bet they're going to America. Scommetto che vanno in America. The lakes aren't that big. Abbiamo un fratello deficiente. Well, who knows? Forse maybe troveranno il modo. Bene, la madre è una sognatrice. Potrebbero navigare lungo Anvil, e poi l'Elba, e poi fino a Hamburg. Occhi penetranti. Se la smettete di parlare... Benissimo, bellissimo. Ricordo di noi al lago col nostro fratellino, nel mentre che, guarda un po', ho pisciato nel lago. E non avevamo un paio di ricambio. Ma vabbè. Havel. Allora, dipinto, lui... Ma certo che è lui. Una serra? Una serra? Vendo vernice da domani, ragazzi. Me ne sbatto. Chiudo il canale. Devo tornare 100 anni indietro, però non importa. Gli somigli? Sì. Magdalena von Schmidt, per curare l'evidente isteria melanconia di sua moglie, è necessario evitare qualsiasi tipo di sollecitazione emotiva. Boo! Io lo spaventerei, secondo me almeno il singhiozzo gli passa. Deve evitare qualsiasi oggetto e persona che possa scatenare un attacco. Consiglio un'iniezione ogni 2 giorni di morte. Va bene. Allora, io non so dove devo andare, ragazzi. Abbiamo visto un po' tutto, no? Ma le chiavi le abbiamo trovate? Proviamo a salire le scale di qua. Wow. Barilla di luce propria. Cassetto, ha detto che... È tutto chiuso. Ha detto che le chiavi erano in un cassetto. Che cazzo? Siringa e fiala, mercurio, 10 mm, 10.000. Fabbriche di vernice, basta!
Se arrivo ancora a fabbriche di vernici, permette? May 25th, 1916. Maddalena si rifiuta ed accettare ed entrambi i nostri figli abbiano perso servizio, preso servizio in nome del Kaiser del popolo. È una follia. Non ho mai avuto uno di credermi padre. Forse lei sì. This is madness. I never wanted to believe father, but perhaps he was right. Ragazzi, dove devo andare? Una mappa? Ma ce l'ho la mappa? No, schiaccio M e niente. Ha detto che c'è una chiave all'ingresso. Ma dov'è sto cazzo d'ingresso? Ma questa non l'avevo già presa, sta candela rossa. Dammi sta candela rossa. Dino era lì. Dove, ragazzi? Non... Aspetta, qua c'è una porta. Fai vedere. E è un, una rete. Un'intricata rete. I fiammiferi servono per accendere la luce in camera. Ok. Quello lo so. Il problema è... Dove cazzo è la... qualcuno ha rotto dei vetri qua. Oh oh. Ma queste sono tracce di vernice Carl. Hey, stop pushing. It's not my fault you're such a slowpoke. And it's not my fault you can't do a boost up right. I've told you to not climbing in through the window. Non entrare nella finestra. T'han preso proprio sul serio. Why not for ages? And no one answered. Oh, boys. Come on in then. But keep the noise down. Vostro nonno sta dormendo. Your grandfather's sleeping. Fuck. Vabbè, ovviamente il classico ritorno dei ricordi, di acidi più che altro. Che io sento ancora la musica. La signora è ancora chiusa qui, giusto? E niente. Dobbiamo trovare un modo per aprire sta cazzo di porta. Abbiamo le chiavi? Non abbiamo trovato le chiavi. Dov'è che erano? Spavento. Ah, l'uccellino. Uccello meccanico. L'artigianato. Il manufatturiato. Dov'è che era l'argano da suonare? Non so più dove cazzo andare, dove trovare le cose. Mi sono già perso. Proviamo a risalire su. Magari qualcosa è cambiato. Voce distorta, tossisce. Hello? Intanto c'è qualcuno che suona un basso. Anzi, un violoncello, probabilmente. Porta del fratello. Ok, quindi questo è l'atrio delle camere da letto, insomma. Qua è dove abbiamo iniziato la nostra avventura. Qua ci sono dei fiammiferi, tra l'altro. Non li ho neanche cagati. Ciapari su. Prendili. Prendili. Foto della compagnia militare. Bene, erano tutti cancellati i visi. Proviamo ad accendere la luce qua. E beh... Autografo del nostro futuro eroe. Dicevano che potesse volare da bendato. E ci ha provato. E l'ha fatto. E infatti non è finita molto bene. Le lettere diceva che la chiave era in un cassetto all'entrata, mentre l'argano, quella roba là, è sul fondo del corridoio dopo la porta. Cassetto all'entrata, ok. Ma noi siamo andati all'entrata. Era l'entrata quella di prima? Cioè, non saprei dirvi se... sapete, non vivo in un castello, quindi non so. Era l'entrata quella di prima giù, no? Al piano di sotto. Qua no, qua era chiuso, vero? Non c'era un cazzo. Sì, ok, allora torno giù. È lì che c'è la chiave. E poi dobbiamo tornare invece dal... mormora tra sé e sé, una voce distorta. Ok, chi c'è qua? Si è ritornati qua. Era qui? Ma... Turni di servizio di cucina. Bruegel, Bruegel spesa, Adler Bruegel, Bruegel ultimo giorno, Bruegel ultimo giorno. Adler, scusatemi. Ah, si prendono 2 giorni di pausa. Ma lavora la domenica? Godo.
Non è che è la signorina Bregel quella che è entrata qua dentro? La planimetria della casa non esiste, Andrea. Non si può, non c'è abbastanza carta per disegnare tutta la casa. Eccolo qui l'organo. Allora, cerchiamo in giro, perché magari è qua la chiave, eh? Mi sto scervellando, ma magari non credo, perché ha detto che è all'ingresso. Allora, da qui, ok? Cerchiamo l'ingresso da qui. L'ingresso della casa è qua. Olè, perfetto. Ora, dove cazzo è il cassetto con la chiave? Non c'è. Voi lo vedete? Non c'è. Il Kaiser ha chiamato... Tutti noi abbiamo risposto. Le mie più sentite condoglianze per la perdita dei vostri figli. Il vostro amico Hubregel. Ah. La stanza del fratello si vedeva la chiave sopra la serratura invece del lucchetto. Forse si apre. Sì, ma ci serve la chiave. È colpa del mio computer. Assolutamente sì, ragazzi. Io volevo solo giocare a un gioco horror. Io volevo solo spaventarmi un po'. Qui è chiusa a chiave. Siamo il fantasma più inutile del mondo, comunque. Palesemente siamo un corpo morto che cammina per i corridoi tetri e cupi di questo sudario, perché non è più una casa. Eppure non possiamo oltrepassare le pareti. Gli ciuro una candela, guarda. Mia. Prendila, veloce, entro oggi. Devo fare anche gli enigmi? Cazzo. Hai la scala di fronte a te a destra. Di qua? Ma ci sono già andato, ragazzi, era chiuso. Che mi sia sfuggito qualcosa? È chiuso. No, però mi sta affascinando, ragazzi. Il problema è che non capisco dove cazzo devo andare, vi giuro, perché è talmente intricata sta casa che non so. C'è un cofanetto sul tavolo. Porca puttana. Ma va a cagare, Dio Bono. Cioè, non tu, il cofanetto. Chiave dell'aggeggio musicale del nonno. Aggeggio musicale. Vado. Ehi là. Vabbè, me la filo, di qua. Allora, la stamina va e viene, come nella vita vera. Non dobbiamo aver paura. Come funziona? Ok, credo che ora vada. Aha! Oh! Oh! Spegni! Scusi! Tutto a posto? Che cazzo è successo al pavimento? Ma che è? Nei momenti più bui solo la musica mi salva. Esiste il cuore al mondo che non possa essere addolcito da essa? Ma quando Carl suona di nuovo quel terribile spartito orchestrale con la musica di suo padre, mi sento male. Le pareti si sgretolano e tutto crolla intorno a me. Mi fa venire voglia di morire. Ma so dove tiene la chiave. E dove tiene la chiave? Perdonatemi. Babushka? Signora? Che cazzo ti hanno fatto? Presto arriverà il momento. Questa volta l'ho sentito. Era come il mio Johannes, non so leggere, fosse in piedi accanto a me. Con la mano appoggiata sulla mia spalla. Vedi che siamo morti, siamo uno spirito? Eri Dupré aveva ragione, ogni seduta ci avviciniamo sempre di più, lo sento, c'è stata una serie di strane coincidenze, un segno. Quindi, nostra madre ci sta cercando, ma noi siamo morti in guerra. Ho lavorato di nuovo sul manichino, sto cercando di colmarlo di vita, in modo che Johannes lo accetti e torni finalmente da me. Sta costruendo un manichino che noi possiamo possedere? Ma bastava una bambola gonfiabile. Ah! Ah! Dio!
perché gli altri spiriti finiscono in paradiso, all'inferno, meglio l'inferno di sta roba, ma che è? Ma la vedete? No, non sono, no, guarda, non suono pianoforte, se no viene un infarto. Oddio, forse... I tasti di avorio sono freddi, un brivido ti corre lungo la schiena. Ma la tromba... Il regalo, il nostro allegro, albergo di famiglia sta mettendo radici, un dono di Saint Balbin, tra le piante esotiche del padre di Carlo, un pezzo della mia casa, 1900. Beh, bellissima comunque. E che faccio? Cos'è sta roba? Incenso, stavano facendo una seduta spiritica. Uno strano pendolo ti chiede cosa possa servire per una seduta spiritica. Nel fonografo all'interno c'è un cilindro di cera. Riproduce la nostra voce, te lo dico io. Un manichino, sembra quasi che ti osservi. Mi osserva? Ma è un manichino? Io pensavo fosse la signora. Qui manca qualcosa. Ok, dobbiamo mettere... Su ogni posto dobbiamo mettere, credo, dei bicchieri. Dobbiamo ricreare come una sorta di scena. Va bene. E sia. È che non mi fido del manichino. Sei... No, non... Così. Sta suonando un telefono. Pronto? Dov'è? Dov'è? La porta ha partorito. Che chi diavolo è? Lettera dell'occultista. Gentile Frau Van Schmidt. A causa delle fatture non pagate, merda, e della minaccia di violenza fisica da parte di suo marito contro la mia persona, un classico, sono spiacente di informarla che da oggi non potrò guidarla nella sua seduta spiritica. Ah, vedi? Tuttavia, poiché so quanto disperatamente abbia bisogno dell'aiuto dei poteri angelici in questi tempi oscuri, le mando un cilindro di cera con allegate le istruzioni per l'invocazione degli angeloi. Ok, quindi niente, ci serviva un cilindro di cera e il cielo ce l'ha mandato. Le invio inoltre il portacandele d'argento, il pendolo consacrato, che è estremamente sensibile alle vibrazioni spirituali, in particolare a quelle di natura malvagia, dovrebbe essere ancora in suo possesso dalla mia ultima visita. Mi sono permesso di aggiungere il costo di questi articoli alla fattura in attesa di pagamento. Sono con lei nello spirito, N. Dupri. Quindi abbiamo il cilindro di cera, il portacandele di cera. Le candele sono di cera, non il cilindro. Shining? No. This is my ball, and don't you forget it. Questa è la mia palla. Ce ne sono molte come lei, ma questa è la mia. Get your own. But mine isn't red. You stubborn little so-and-so. All right then, but make sure you bring it back. Promise? I promise. Hai promesso. Va bene. Allora, torniamo alla stanza musicale. Ci infiliamo dentro il cilindro. Ci... Sperando che il manichino sia ancora fermo lì, eh. Madonna. Brutta sorpresa. Salve. Ma io posso unire la candela al portacandele? Tipo se io fa... Allora, oggetto precedente, chiudi inventario. Non posso tipo... Chiudi inventario, oggetto successivo. E non si può tipo fondere. Documenti, obiettivi. Riproduci la registrazione sul cilindro di cera. E niente. E non... Ok. La prego di seguire la lettera alle mie parole affinché la seduta spiritica, la mia assenza vada con fuori. Metta in pausa la riproduzione della mia voce sul cilindro fonografico dopo ogni passaggio affinché non avrà completato correttamente il passaggio in questione.
Inizia a posizionare sul tavolo i 5 portacandele d'argento che le ho inviato. E stoppati. Sono stati benedetti con l'acqua santa. Ah beh, giustamente. Si fermi. No, ho saltato. Ok, ok. Quindi mettiamo i portacandele qua sopra. Uno. Due. Scusi, gli apparecchi un attimo. Stia calmo, eh. Ok. Che c'ha? Un manichino senza... Sembra quasi che ti osservi. Sì, lo so, questa parte l'abbiamo già. Ok, a posto. Poi, secondo passaggio. Fammi chiudere la porta, va. No, che fa? Gli spiriti. Così, chiudi. Olè. A posto, a posto. Metta le candele nei portacandele. Ho messo le candele nel buco delle candele. A posto. Accendo le candele? Poi dico buonasera? Il sale per il prossimo passaggio, bene. E dovrò mettere. Dimostrerà l'ordine in cui deve accendere le linee del piede della strega. Ah! Del piede della strega delle tre candele. Il piede della strega? Usa il pendolo, quindi tracci le linee con il sale. No! Si muove da solo! Una volta fatto questo potremo procedere oltre. Minchia. Giusto? Ok, ma? Ma perché sta musica come se fosse un film di Tim Burton? A breve faccio sculture col ghiaccio. Con le mie mani di forbici. Mentre che una ragazza si approfitta di me. Beh certo, un pentacolo, figurati. Cosa può andare storto? Ho vinto! Ma io poi dovrei impossessarmi del manichino? Potrà accendere le candele. E accendiamo ste cazzo di candele. Mi sento un fauno, ho voglia di danzare nudo in mezzo alla natura. Trovo un oggetto personale appartenuto al defunto. Che faccio, mi strappo un orecchio? Potrebbe trovare una palla rossa in passato che... che culo. Siamo scemi? Si accomodi al tavolo. E andiamo. Ragazzi, stiamo per superare il confine della realtà e andare oltre. Il paranormale a breve a noi si mostrerà. Ci siamo. Sono entrato dentro la sedia, attraverso la sedia, per attraversare i confini della realtà. Prenda l'oggetto personale del defunto. Lanci la palla molto forte contro il manichino. La metto al centro, eh. Olè. No. Ah, Angaloi, possiamo parlarne? La cui voce ora si rivolge a voi e che ha studiato la cronaca di Akasha. Va bene. Gemiti. Yes, I hear you. Spiriti della volontà, servi del Signore. Amen. No? La saggezza della vecchia luna è con voi, unitevi a me per cercare le porte. Itil, scusate, Itil, vai, dai, è il momento clou, dai, mi stava dando i bacini sulla mano, mi si è sciolto il cuore, e per un attimo mi sono spaventato, mi sono terrorizzato perché pensavo che il fantasma stesse cercando di farmi un'accoglienza, ecco, sotto il tavolo, e invece era Itil. Libero dei vincoli del tempo e dello spazio. Magdalena. Possiamo arrivare adunque. Entità spettrali e demoni avvelenano le menti di coloro che non riescono a respingerle.
No, ma sto ossigenando il cervello, non mi sto annoiando. Trovate l'anima del bambino. Ah, vedi? Trovatela e conducetela alla sua madre. Conducetela attraverso la luce del nostro cerchio. È un pentagono, però. Gemiti dell'occultista. Come lui è qui? È qui. Il bambino è qui. Mostrati. Va da lei, hai capito? Va da lei e dalle un segno. Devo alzarmi? E vabbè, poteva non succedere però. Non chiudo gli occhi con quell'affare davanti a me. L'ombra che? No. Non chiudere gli occhi. Che cazzo succede? Credi nella luce della madre della misericordia. Lei è con noi, senti il suo amore. Che bello. Che figata. Se è troppo... C'è una luce. Devo dire, se è troppo scuro ditemelo che alzo un po' la luminosità, ragazzi. Adagia la tua anima pura nel corpo che la tua madre ti ha dato. Siamo tornati in trincea, comunque. Va bene. E mo? Vedo rosso. Come mai il rosso? E dimmelo prima! Ho usato le candele rosse, io che cazzo ne sapevo io? Come rosso, il rosso è odio. Chi prega con odio sarà ascoltato. Che cazzo è? Controparte luciferina. Il manichino non c'è più, la porta si è aperta da sola, direi che è il caso di andarcene. Minchia, minchia, minchia. Questa non è la sedia a rotelle di tuo nonno? Sì, ne sei certo. Quindi questa sarebbe la scia di nostro nonno. È stata tenuta in cantina per anni insieme a tutte le scatole. Sempre del nonno? Ci sono delle scatole con dentro il nonno? Non ho capito quest'ultimo passaggio. Che cazzo è? Che suoni sono? Che diavolo? Non mi piace per niente, non mi piace. Allora, già che nel gioco si può correre, vuol dire che... che in un gioco horror si possa correre, vuol dire che c'è un problema di base. Fondamentalmente, chi è? È sempre là il telefono. Non so se è un telefono o meno. Che l'altra volta sono andato a cercare il telefono e ha risposto alla porta. È di qua? No, non è di qua. Tra uno squillo e l'altro passa mezzo minuto. È qui? Vaffanculo. Dove cazzo è il telefono? Sembrerebbe qua dentro, ma in realtà viene da qui. Boh. Dove diavolo è il telefono? Al piano di sopra. Vado al piano di sopra. No. Ok, è al piano di sopra. Seguo la scia, eh.
Pessima idea. Voce distorta, ancora. Ogni volta che saliamo le scale o le scendiamo c'è questa voce distorta e questo colpo di tosse. Inizio a pensare che siamo noi. Le scale sono il nostro peggior nemico. Chiudi, va. Bravo, bravo. Che? Ma devo proprio seguirla quella roba? Un giorno la vedrò. Nell'inferno che hanno plasmato le nostre azioni. Minchia, un po' meno ansia. Un giorno verrò a giudicarci tutti. Chi? Bene. Una luce, un qualcosa? Pare proprio la stanza del nonno. No, il bagno, no, il bagno, no, non in bagno col nonno. Hello? Siamo fottuti. The ball. Abbiamo ancora la palla. Prima però voglio vedere se c'è qualcosa di utile. Intanto, come al solito, non emaniamo alcun riflesso. Buono. La porta qua è chiusa. Il libro per cacare, sulla quale c'è scritto il segreto di Walter White. Qua? Why didn't you go to war first? This is all my fault, I don't deserve to live. Ma perché in inglese? Vabbè. Madonna! Esce qualcosa dall'acqua! Non toccarla! Ha detto il rosso il male, il rosso no! Lasciami! Che schifo! Rovine. A quanto pare c'è una delle tubature che è intasata. Premo un tasto per continuare. Esc. E le texture che fine hanno fatto? Quindi, ogni volta torniamo alla mente prima di morire. Ma che cazzo è quella roba? È la madre della misericordia? La madre del dolore? Ma c'è, ci perseguita lei? Sto gioco mi sta piacendo un botto comunque. Ma i giochi narrativi horror così, un po' anche come Martha is Dead, mi affascinano molto, ragazzi. E il fucile? Come dicono i tedeschi, the fusil? Vabbè, tanto non ho i piedi, quindi non mi si inzuppano. Quelli nella chiesa non erano soldati, ne sono certo. Ho sentito le urla delle donne quando sono state raggiunte dai nostri proiettili a gas. Gli altri dicono che siano, che sono io che mi immagino le cose, ma io so cosa ho sentito. Credo che anche Rosala lo sappia. È stato lui a sparare i proiettili e dopo il suo volto era bianco come un lenzuolo. Andrò a controllare stasera, devo saperlo con certezza. Johannes von Schmidt. Siamo noi, quindi. Noi siamo Johannesson. Johannesson. Come cazzo? Siamo noi, no? E il fratello si chiamava? Steve. Sì, quindi siamo noi, questo. No, è il fratello? Il fratello è Johannesson von Schmidt? Mi ricordavo fossimo noi. Vabbè, sti cazzi. Ma ci saranno delle sedute, dei momenti spara-spara? Ma scusa, Va bene. Bello qui. Ci voglio dormire.
Per adesso è abbastanza lineare, ma immagino che una certa diventerà una sorta di labirinto sto posto di merda. Un ash, oh, piccone. Sbaglio sempre. Quest'ascia piccone è perfetta per rompere le assi di legno, demolire muri marcescenti e eliminare altri problemi che potrebbero ostacolarti. Ah, e la Madonna! Entrex das Inglis, now spart Angles von Zusio. Che c'è scritto? Venite in chiesa, condivideremo ciò che abbiamo. Permesso? Beh, evidentemente non stanno donando abbastanza, la chiesa sta venendo giù a pezzi. Non siate avidi, ragazzi. Danzlis Erfasen. Non so leggere. Cercate rifugio presso la Madre Benedetta. Venite in chiesa. Aug, rispondo io. Dov'è la chiesa? Di qua? Perché devo rompere lì? Ma perché devo rompere i coglioni a sto posto? Beh, di qua effettivamente non vi è strada. Lì c'è qualcuno? C'è un corvo. Un piccione, forse ci porta notizie. Qui c'è un fazzoletto usato e ancora altri libri. Pronto? Non... Allora? Ha! Eroico. Madre del dolore? Che bello! Ma che bello! Questa è la chiesa di prima. Possente. Oh madonna. È solo un giocattolo per bambini. Quindi siamo tornati dalla guerra con quella palla. No, siamo tornati morti dalla guerra. Ma magari avevamo quella palla tra le mani. La stessa palla con cui giocavamo con nostro fratello. Bene, gli uccellini che avevamo in casa. Civili sprecano tempo con queste sciocchezze. Che mucchio di vecchie cianfrusaglie. Fa male. L'indifferenza, guardate. Sembra che qui dentro sia scoppiato il panico. No, è scoppiata proprio la gente, non è il panico il problema. Allora, tralasciando le forti reference a Silent Hill. Olè! Mi sento potente. Trappole? Non va bene. Beh, tanto non ci sono più, non c'è più nessuno, quindi non riesco a passare. Messaggio del pastore. È tutto in rovina. Sembra quasi che una creatura indicibile e inarrestabile abbia dilaniato il nostro villaggio. I sopravvissuti cercheranno rifugio nella nostra chiesa. Farò del mio meglio per proteggerli. Che il Signore ci salvi. Ok. Vabbè, è tutto nella nostra mente, dunque. Ed andiamo in chiesa, ragazzi. Allora, è da un po' che non mi pento. Non so se sono degno di partecipare alla sua messa. Questa follia deve finire. Aprite! Chiedo asilo! Aprite! Non mi cagano, ragazzi. Perché? Non mi cagano. Non mi cagano. Ma che cazzo di chiesa del Signore è, Dio buono? Non dovrebbe aprire le porte, le sue porte a tutti? Tutti i peccatori? Sono qua. Lo riporterò indietro oggi stesso. Sì, ma apri la porta. Stai zitta, il pastore sa. Oh! Vabbè, è il dialogo tra nostra madre e nostro padre, a quanto pare. Ti ho detto di badare a quello vivo, probabilmente. Piange forte. Non sapevo ci fossero delle gradazioni di piange forte, piange piano.
Beh, effettivamente c'è il pianto sotto me. Piange forte, un nuovo strumento musicale, ragazzi. Dark Spirit, grazie mille, Rotom Valhalla. Adesso mi aprite? Il nemico si è nascosto in chiesa. Quella è una persona? Che cazzo è? Ma è il manichino? E non va bene, no, no? È il manichino. E ce l'avevo sulla testa da tutto il tempo? Ma che cade, ti fai male? Se n'è andato. Figa, si sposta, si muove. Ho sentito piangere forte qualcuno, eccomi. Immagino non dobbiamo far suonare le trappole. E come cazzo funziona? Allora, salgo di qua. Sapete che ambientazione mi ricorda? Perché comunque è praticamente identica. Quella del film Nine. Nine, Nine, non quel film. La... Cazzo! Ti spavento, no! E come un gatto cado in piedi. Che è sto suono? Cos'è questo meraviglioso suono? Come qualcuno che sta dilaniando del formaggio proprio. Sì. Chi va là? No, però. Che cazzo è? Che cazzo è? E io non posso far suonare gli allarmi. Mi sentiranno. Err. No, 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 no. Ma che era? Bene. La puzza della carne marcescente è insopportabile. Ma aspetta che ne porto via un pochino. Non si sa mai. Allora, non devo far rumore. Ah! Quindi mi accingo a spaccare un muro a colpi di pazienza. Dov'è? Non lo vedo. Che cazzo? Shh! Ma se non ho i piedi, vabbè, faccio uno scatonf coi piedi, devastante. Voglio vedere cos'è. Eccolo. È là. Si nutre. Sembra Andrea in quarantena dopo 3 giorni di Covid. È proprio lui. Ricarica la pistola, ma non ho l'arma, non ho, ma a parte che era un fucile, ma vabbè. Ha! Ah, magari mi danno una pistola adesso, non cadere. Per favore, non romperti, non romperti. Non... E come cazzo faccio allora? Ma son bastardi! Non posso passare! Non posso passare! Sì, ma Dino, fai veloce che... Guarda che non è un film fantasy! Non sono Legolas! Non è che posso saltare! Se cado giù, cado giù, ragazzi! Questo non salta! D'altronde non ho i piedi. Ehi là? Eccolo. Che bello. È un cadavere che mangia un cadavere.
coerente. Vabbè, è lì impegnato, dai, lasciamolo in pace. Caratteristico suono di quando ci si inginocchia e si passa attraverso una superficie o un pertugio. Sta in silenzio. La creatura della brama è estremamente sensibile ai rumori, tuttavia in alcune... Ma io, scusa, tuttavia in alcune cosa... No, shh. Lo vedo. Sono due. Merda, sono due. E mo? Sì, è vero, sembrano un po' Gollum. Il mio tesoro. Vabbè, finché non faccio rumore, siamo a posto, no? Ottimo. Ma vorrei vedere come sono fatti. Ah! Ok, sembra che comunque vedere i mostri sempre all'amnesia ci faccia un po' rincoglionire, quindi credo che se li fissiamo per troppo tempo questi poi devo passare di là e come cazzo devo fare? Ma mi sentiranno? Ci vedranno! Ci vedranno, padron Frodo, scusate. Buonasera. Corri! Corri il tasto per correre! Corri! Corri! Ok, dove? Ok, non dobbiamo fare casino. La sirena non sirena. Ti muovi solo limitatamente per avviare la sirena. Il suono può sviare l'attenzione dei nemici. Ah, ma non suona. Avevo ragione, per Dio. C'erano dei civili nella chiesa. Ho cercato di dire al nostro Lieutenant Fresco di nomina quello che avevo visto. Sarebbe il luogotenente. Ma non ha avuto il voluto sentirlo. Si è messo a ridere. Ha detto che non avrei dovuto comportarmi come un piagnucolone di fronte agli uomini e al comando supremo dell'esercito. Sa cosa fare. Non so leggere. Ma sa che l'avevo avvertito riguardo alla chiesa. Non lo riconosco più. Cosa gli hanno fatto? Cercherò di parlare con il dottore. Forse ci sono dei sopravvissuti. Johann Vass Smith. Vabbè, e procediamo. Ma c'è una sorta di bestiario così che possiamo classificare le immonde creature che troviamo in questo luogo. Attenzione, assi o mattoni, scegliete. Scegliete, assi o mattoni. Vabbè che a breve dobbiamo chiudere, ragazzi. Dovevo suonare la sirena e non suona la sirena. Non lo posso più fare, quindi un problema in meno. Assi o mattoni, scegliete, assi o mattoni. Votate. Andrea, fai partire una votazione finale. Questa è la questa strada e questo bivio ovviamente andrà a incidere sul finale del gioco, ragazzi. Avete tutto quanto nelle vostre mani. Non sta partendo il sondaggio. La maggior parte di voi dice mattoni. Ah! Mi sento masticare. C'è una branda e avete scelto male, ragazzi. Già, non c'è nulla qui. E che è servito sta cosa? Aspetta, magari sotto la brandina c'è qualcosa? No. L'infermiera. E ormai Andrea è andata la votazione. Leva. Ma che votate? È già andata la votazione. Ma smettetela di votare! È già andata la votazione! Ah! Merda. Ok, con calma, eh.
Ci ha messo 3 ore per caricare il sondaggio. Vabbè, Andrea, non è successo niente. Perché quello non sta mangiando? Allora, loro non mi vedono, ma mi sentono. Voglio vederlo da vicino. Cosa sei? Madonna mia! Madonna mia! Ah! No, 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 no. Oh! Porca puttana, che figo che è! Sì, no, non mi vedi, non mi vedi. Non ce l'ho dietro, vero? Fa lo stesso suono dei grilli di campagna. Quelli che ti rilassano la notte. Fatti i cazzi tuoi! Oh, merda. Porca miseria. Piano, piano, piano. Piano, piano. Cos'è quella statua? Candele, bianche. È un salvataggio? Salve. Mi dia la grazia. Un piccolo altare dedicato alla Madre Santissima. Secondo te solo un mucchio di sciocchezze superstiziose. Vabbè, a sto punto non si spegne. Abbiamo solo un braccio, mi fa ridere sta roba. Io dove c'era la sirena? Ma siamo tornati qua. Credo che io debba suonare la sirena per attirare i mostri. Ma attirare i mostri cosa implica? Ah, li sposto da lì. Eh sì, sono troppi effettivamente. Il problema è che ci muoio io qui. Allora, abbiamo poco tempo, in realtà dovremmo chiudere, però ci provo, voglio vedere cosa succede. Bellissima grafica, sì, vabbè, e allora, è un gioco facile, adesso vi spiego, nel senso è tutto quanto coperto da nebbia, perciò soprattutto queste ambientazioni qua, un po' la Death Stranding, risultano bene perché c'è poca materia, che mostra poco, il gioco si mostra poco. Sta venendo qui. Che? Ok. Ci siamo. Mi serve un checkpoint. Con calma, Vado! E muoviti! Oh! Corri! Salta! Vola! Fluttua! Parisci! Ok. Dove cazzo devo? Di qua. Ah! I corpi di quegli affari erano questi? Bene. 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 Ok. Il nome della chiesa era Notre Dame. Gli anziani devono essersi rifiutati di lasciare il loro villaggio e hanno invece cercato rifugio presso la Madonna. È così piccola Notre Dame.
Dov'era? Cosa si farà quando scoprirò ciò che abbiamo fatto? E noi? Che ne sarà del nostro destino? Il fronte divora tutto ciò che gli si para davanti. Noi abbiamo trasformato il mondo in un inferno in terra. Solo il diavolo ascolta le nostre preghiere. Johann van Schmidt. Oh, no, no. Non t'affacciare. Lasciala i cazzi suoi. Adesso si gira. Ecco. Che schifo! Ok. No, no, stai buono. Sta buono. Ehi, aspetta. Fermalo. Ma si prende il pupo, signora. Grazie. Oh. Cerchiamo di educarli, però, la prossima volta. Che schifo. Ok. Non faccia nulla di avventato. Beh, perché l'attaccano? Vabbè, giustamente hanno ucciso uno di loro. Ma 90 kg d'uomo sono passati da un pertugio piccolo così? Trincee. Ragazzi, prossima volta lo continuiamo. Gioco della Madonna, narrativamente parlando mi sta intrigando un botto, artisticamente parlando anche di più, mi piace l'ambientazione, mi piace la storia, mi piace la lato artistico, la grafica, complimenti, bello, 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 i mostri sono una figata, per, e non sono tutti, dovrebbero esserci... Che cazzo è? Lo scopriremo la prossima volta. Lo scopriremo la prossima volta. Da 1 a 5 valutazione del gioco. Dai, prima serata, valutazione di questa prima serata. Abbiamo fatto bene a portarlo un po' prima. Avrei dovuto portarlo settimana prossima, ragazzi. Stasera ci sarebbe dovuto essere appunto Blasphemous, però come sapete io questo gioco lo stavo aspettando da un po' perché mi affascinava e infatti si è rivelato essere una figata. Allora, rivelato. Perché dico rilevato? Perché sono un dislessico del cazzo. Per chi sta andando, come errore? Mi hai salvato le robe di gioco? Come sta? Ma perché Steam continua a dirmi che non può sincronizzare in cloud un cazzo? Io spero mi abbia salvato il gioco, ragazzi, se no mi arrabbio. Vabbè, lo scoprirò successivamente. Al massimo rigiocherò fino a questo pezzo qui, tanto abbastanza banalotto. Cos'è che dovevo dirvi? Non mi ricordo più. Ah sì, per chi sta andando, bestiacce, vi ricordo che domani c'è We Were Here Friendship con Andrea, con il Friendship, siateci, e poi settimana prossima si comincia una settimana di meraviglia. Va bene? Allora, aspettate che metto un po' di musica, perché così è triste la situazione. Pottino, cioè ad esempio The Door in the Basement, Tease Ops, dobbiamo vedere. Probabilmente ti dico venerdì come giorno. Perché col cazzo che vado al weekend, c'è troppa gente. Dino, quando Blasphemous? Andate sui social, ragazzi, su Instagram vedete tutto, c'è la programmazione, c'è il palinsesto settimanale, anzi su Telegram c'è il palinsesto settimanale, su Instagram ogni giorno vi diciamo i giochi in uscita, anche su TikTok sto facendo le storie, però ragazzi TikTok è un social di merda, perché non funziona come dovrebbe funzionare, quindi se io ho 285.000 follower che mi seguono, di questi 285.000 follower, sui consigliati, sui per te, dei miei lavori, delle mie clip, di quello che faccio, non arriva un cazzo di nessuno il mio materiale. A chi arriva? Ad altre possibili persone. Quindi, paradossalmente, la cosa peggiore che puoi fare su Instagram, se vuoi vedere i contenuti di un canale, è iscriviti a quel cazzo di canale, perché dal preciso istante in cui ti iscrivi, passa dai per te ai seguiti. Quindi la sezione per te a seguiti. Quello che posso dirvi è andate nella sezione seguiti, così lì trovate le mie clip, perché se andate nella sezione per te, un cazzo, non trovate niente. Ed è una cosa che a me fa girare i coglioni, perché non ha senso. Cioè, se io mi iscrivo a un canale perché voglio vedere le sue cose, per quale cazzo di motivo non me le metti nei per te? Dovrebbe TikTok unificare per te e seguiti in un'unica scheda. E invece non lo fa. Non lo fa, è una stupidaggine devastante, è una cosa che veramente da content creator, io ci sto sbattendo la testa da quando mi sono iscritto a TikTok, saranno due annetti, porca troia quanto è stupida sta roba, è una stronzata, se io mi iscrivo a un canale basta, non esiste più. E io mi dimentico che ho la sezione seguiti, perdonatemi, perché quando entri su tu, multiplayer,
Ok? Mi fai 27 secondi di clip di una live di sto povero Cristo, me le butti lì così, giusto perché ha detto questa frase un po' enigmatica, tu vuoi fare soltanto scalpore. Player, multiplayer, o era, non mi ricordo, Every Eye multiplayer, era comunque la testata italiana. 9.2. Passano gli anni, esce il DLC adesso di Cyberpunk. Cyberpunk, vabbè, la versione 2.0 di Cyberpunk, che serve a correggere quello che era successo, la merda che c'è in Cyberpunk, e ad aggiungere cose nuove. Quindi, per forza di cose, matematicamente parlando, è meglio. Che voto gli è andato? 9. Ma non ha senso. Cioè, vedi che allora tu fai le valutazioni, e costa 30 euro, sì, tra l'altro, tu fai le valutazioni in base all'hype. Siccome adesso di Cyberpunk non ne parla più un cazzo di nessuno, ti ho detto che questo prodotto fa schifo, quindi che io ci aggiungo la cannuccia, non fa più notizia. Ma se dico che questa è l'acqua migliore al mondo e che domani esce anche la cannuccia, la gente esce di testa. E la cannuccia di che colore è? Rosa. Questo è il mercato ormai. La sensazione, ingigantire, vabbè che la stampa finisce così da una vita. Ed è di cartone, esatto, porca puttana, così ti si scioglie nell'acqua. Il rosa non esiste, esatto. E quindi è così che funziona, è la sensazione, un concetto, ingigantire le cose. Un po' perché ci sono i soldi dietro che ci girano, quindi appunto perché Acquapanna mi ha dato in anticordo, come cazzo mai si chiama, come si chiama quel gioco? We were here together, friendship fuck each other. Alle 21.30 col maestro siateci, mi raccomando, e poi niente, poi domenica, se Andrea sta bene, ci sarà la sua live, se no sti cazzi, e ci si vede direttamente lunedì. Va bene, bestiace, spero vi sia piaciuto ad infinitum almeno tanto quanto è piaciuta a me, e spero vi sia piaciuta questa serata almeno tanto quanto è piaciuta a me, che l'ho passata insieme a voi, sta cazzo di telecamera che non mette mai fuoco. Grazie per ogni cosa, grazie di esistere, bestiace, vi voglio bene, vado a portare fuori i cani che si stanno riproducendo in salotto, e niente, ciao. Ciao bestiacci, grazie per tutto, siete dei tesori. Ciao, ciao.